Stiamo usando queste tecniche da 2600 anni. Fanno parte del nostro allenamento e ormai del nostro stile di vita. Quello che ti aiuterà ad affrontare la mattina inizia il giorno prima. Una cosa che puoi cominciare a modificare è la tua cena. Non mangiare pesante. Noi monaci buddisti non ceniamo e basta. Primo perché non abbiamo bisogno di chissà quanta energia. Il nostro tempo viene dedicato alla meditazione. Quindi mangiamo a colazione, a pranzo e poi per il resto del giorno il nostro stomaco è vuoto. Infatti, quando è ora di andare a letto, è molto più semplice. Quando le persone iniziano a modificare le proprie abitudini mattutine, ovviamente cercano di alzarsi prima e poi iniziano subito la giornata. Noi monaci ci svegliamo verso le 4:30 del mattino, così che possiamo iniziare la nostra giornata ancor prima di alzarci dal letto. Quello che facciamo è tenere gli occhi chiusi senza fretta, prendendoci il tempo per respirare. Ci limitiamo a questo, a respirare. La mente è ancora immobile dal sonno, quindi approfitta di questo momento. Di nuovo, stai sdraiato a letto. Respira. Chiudi gli occhi. Respira di nuovo e posiziona la tua mente al tuo centro. La mente potrebbe iniziare a vagare perché si sta preparando alla giornata. Non ancora. Posiziona la mente al tuo centro. Portala qui. Non pensare alle cose che devi fare in quella giornata. Non stiamo ancora programmando niente. Non ci stiamo nemmeno preoccupando di ciò che è successo ieri. È passato. Quindi non stiamo andando indietro, ma nemmeno avanti. Per adesso, in quel momento, devi stare nel presente. Colloca la tua mente e riposa. Respira profondamente. Secondo step. Con piena gratitudine, prendi consapevolezza che oggi è un nuovo giorno. Tutto ciò che è avvenuto nel passato, non trattenerlo, ma lascialo andare. Il nuovo giorno ci darà una nuova opportunità per crescere, coltivare noi stessi e quello che noi buddisti definiamo renderci meritevoli, ovvero fare del bene. Rifai il tuo letto. Sempre più persone stanno iniziando a capire quanto sia importante rifare il proprio letto. È fantastico, quindi continua a farlo. Il tassello che, comunque, mi piacerebbe aggiungere è che rifare il letto non deve essere un'attività fine a se stessa, ma deve essere vista come un vero e proprio allenamento. Per i monaci nel monastero ci sono solo 3 oggetti che si usano per dormire. Io ho un materassino blu, ho la mia veste e l'altra veste che posseggo che uso come cuscino, tutto qua. Quando mi sveglio, anche se ho solo 3 oggetti da sistemare, compio quest'azione come allenamento per purificare la mia mente, organizzare il mio ambiente. Fallo con intenzione, coinvolgendo la mente. Rifare il proprio letto non deve essere una semplice azione, ma un allenamento che ti prepara per la giornata. È davvero importante perché sembra quasi un'attività insignificante, ma, di nuovo, questa cosa apparentemente insignificante permette alle cose grandiose di avvenire. Ti allena ad essere consistente, ti procura una vittoria già al mattino e mantiene il tuo spazio pulito. Un altro modo, come ho già detto prima, di allenare la tua mente. Quindi, quando ti svegli e rassetti il tuo letto, ti dai un'opportunità di crescita. Metti fine a una cattiva abitudine. Porta a termine la tua attività in maniera ordinata e passa al secondo obiettivo. Un'altra parte dell'allenamento della tua nuova routine mattutina deve essere il canto, la meditazione e la preghiera. Per noi monaci buddisti questa è una chiave fondamentale del nostro allenamento. Infatti lo facciamo ogni giorno. Sono stanco. Sì, sei andato a letto tardi. Lo so che non è semplice. Ah, ho tanto lavoro da fare. So che non è facile, ma indipendentemente dalle avversità, noi continuiamo a farlo. Vogliamo prendere il completo controllo di quello spazio. Lo spazio in cui la nostra mente non ha ancora interagito con il mondo esterno. Quindi è più calma. È immobile. Automaticamente, la recitazione di un mantra, la preghiera e la meditazione ci aiutano a renderla ancora più tranquilla. E lentamente, una volta iniziato il nostro canto, raggiungiamo un ritmo che tranquillizza la nostra mente e possiamo praticare la meditazione. La meditazione per noi è la chiave, perché tutta la sporcizia, tutte le emozioni, la pesantezza, i pensieri, i drammi, le storie che ci affollano la testa, riusciamo a farli calmare. Questo si chiama processo di radicamento.
questa meditazione coltiva un'energia nuova, pura energia. Se inizi a farlo, probabilmente ti farà sentire stanco, perché è molto presto ed è un'attività da fare nel primo mattino. Ma immagina una volta finito. È come la benzina per l'auto. E ora il tuo serbatoio è pieno di energia con la quale affrontare la tua giornata. Hai questa nuova energia, questa nuova ispirazione. Una motivazione che ti fa andare avanti e, più importante di tutto, ora sei radicato, senza turbamento durante il giorno. Quante volte ti sei svegliato ed eri in ritardo? Ti sei dovuto vestire subito e sei uscito di corsa da casa, senza preparare la tua mente al contatto esterno. Quando poi ti capita di interagire con gli altri, entri in conflitto perché la tua mente non è pronta, non è radicata. Prendi questo tempo al mattino, così da prepararti per la giornata. Rallenta. La fermezza è la chiave del successo. Tendiamo a pensare di doverci alzare, di fare le cose più velocemente, perché così riusciamo ad essere più produttivi, fare di più, avere di più. È un modo di vedere le cose, ma se ragioni saggiamente, radicandoti, stai usando una piccola parte del tuo tempo per prepararti, così che sarai energico per tutta la giornata. Rallenta più che puoi e preparati per la giornata. Così, quando sei fuori di casa, riesci a vedere te stesso, gli altri e la tua situazione chiaramente. Quando riesci ad inquadrare te stesso e la tua mente, sei pronto per la giornata. Per noi monaci, il modo in cui pratichiamo la generosità è dare un'opportunità ai laici di fare atti di volontariato. Ci vedi già attivi al mattino presto. Alcune volte fa caldo, altre volte piove, c'è il cielo uggioso, il terreno è bagnato. Non ha importanza. Ogni singolo giorno noi monaci andiamo là fuori. Lo so che potrebbe sembrare strano, soprattutto da un punto di vista occidentale, ma se riconoscete che voi siete stati abituati ad uscire per andare a prendere, come potrete mai dare? Ricordo che una volta qualcuno originario di un paese in Europa disse che non aveva mai visto dei monaci, non ci aveva mai interagito e che gli sarebbe tanto piaciuto prendere parte all'offerta di generosità, ma da lui non c'era questa opportunità. Quindi, di nuovo, è un concetto straniero al mondo occidentale. L'idea dietro a questa offerta è che dobbiamo uscire, iniziare la giornata per dare un'opportunità alle persone laiche di allenare loro stessi a queste azioni. Preparano il cibo o offrono il meglio che possiedono e, facendo questo atto di pura generosità verso i monaci, riescono a debellare da loro stessi l'avidità. Questo è uno dei modi per purificare le loro menti. Un'altra opzione è preparare la colazione al tuo partner, ai tuoi bambini, aiutandoli a prepararsi per la scuola. Potresti dar da mangiare ai tuoi animali, pulire casa. Ci sono tantissimi modi diversi con cui puoi dare, perché per noi e per i laici, ancor prima di fare colazione, è bene fare un gesto di generosità. Condividere le tue risorse, il tuo tempo, la tua saggezza e il tuo dharma. Ci sono diversi modi di dare. L'importante è che ogni giorno ti alleni a farlo. Questo deve essere parte della tua routine mattutina. Sperimentalo.